Eccoci qui, siamo nello stand di GoPro. GoPro è uno strumento fantastico, straordinario, ce lo racconta Michele Mancassola di Atena, un giovane owner di una company veramente particolarissima, innovativa, tutta italiana, che è la concessionaria esclusiva per l'Italia di GoPro. Ma di che cosa stiamo parlando, Michele? Buongiorno a tutti, grazie Max. GoPro è una camera indossabile ad uso sportivo che praticamente segue tutti gli appassionati sia di sport estremi e non nel proprio sport. Si va dal motorsport, ambiente acqua perché è subacquea fino a 60 metri e praticamente è la telecamera ideale da usare sia nel day by day che per seguire appunto le proprie passioni. Quindi se disgraziatamente io decidessi di darmi al parapendio, non accadrà mai, al paracadutismo men che meno, al deltaplano o allo skateboard estremo, cioè io mi monto addosso una GoPro e riprendo tutto come se ci fosse veramente qualcuno, un operatore sopra di me che riprende in HD. Praticamente la telecamera è questa, si può fissare e montare dove si vuole, dalla tavola alla bici alla propria moto. Ti seguo in tutte le passioni in alta risoluzione perché fa sia foto che video di ottima qualità e sulla nuova linea, la Hero 2, è possibile connettere un dispositivo Wi-Fi per vedere streaming le immagini in tutto il mondo, per cui condividere le proprie esperienze e portare altre persone nel coinvolgerle, nel rivederle e appunto nel condividerle. Ecco, ma nelle nostre chiacchierate così fuori onda, diciamo, mi dicevi oltretutto che GoPro, vabbè, questo strumento fantastico per lo sport estremo, per non solo in realtà lo sport estremo, ci sono anche altre applicazioni molto molto interessanti. Certamente la camera può essere utilizzata come una normalissima video fotocamera consumer, è dotata di un dispositivo, un display che si pone sul retro su una porta stile a quella dell'iPhone. Consente un inquadramento, è facile da portarsi dietro per esempio alle fiere e si evitano anche in maniera piuttosto facile problemi di pubblico, raggiungere l'inquadratura ideale. Davvero uno quando ce l'ha può decidere di utilizzarla come vuole nella vita di tutti i giorni o nella propria passione. Beh, allora a questo punto non ci resta altro che prendere la GoPro, fare un giro e provarla immediatamente. Grazie Michele, alla prossima. Grazie a te Max.